che fa il parrucchiere, quindi. No. Allora è Willer, però. Willer. Comincio a accendere i motori, spengo i microfoni. Vado? Assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel, assom in quater, parlom dialet, assom do stran, radio animel. Devo parlare così? Posso fare quando... Assom in quater, parlom dialet, assom do stran. Radio Nimel, assom in quater, parlom dialet, assom nostra, Radio Nimel. Assom in quater, parlom dialet, e som nostra, Radio Nimel. Assom in quater, parlom dialet, e som nostra, Radio Nimel. Faccio ancora. Ne faccio un'altra. Ah no, scusa, no, pensavo. Assom in quater, parlom dialet, som nostra, Radio Nivel. Eccoli qua. Ragazzi, vedi? Io sono ancora qua che strappolo con le dirette. Che smanacci. Diamo una preview, Ale, per favore. Ringraziamo Ale in regia, perché non ringraziamo mai Ale in regia. Noi siamo veramente dei maleducati. Come vedete, Conte e Lele stasera sono bellissimi. Esatto, abbiamo deciso, sai, gennaio ancora sono aperti gli scambi sul mercato con il calcio, eccetera. Il calcio mercato, giusto. Oh, alla fine, cioè, giocano bene. Hai scambiato, cioè, gli aggiungiamo anche qualcosa. Loro si incatei in nuotore e ci hanno lasciato loro due che sono bellissime. Bravissime, bellissime. Abbronzatissime. La prima, ricordiamo, è la Giulie, chiaramente una ragazza molto bella, bellissima. Ragazza. La seconda è la Anna, una ragazza molto bella, bellissima, che in realtà tutte bravissime, è già partito il conto alla rovescia, perché e cosa fate qua di bello? Siamo venuti a bere. Ecco, vedi? Almeno vedi? Io vedi? Perché no, in due per bere la parte di Lele c'hai ragione. No, abbiamo degli interessi comuni con queste due ragazze qua, perché sono le proprietarie del Ricky's Caffè, yes. Dove noi sabato 25, che mi hanno scritto dappertutto che non è il 26, Alec festeggia, cancella perché non è il 26, il 25. Il 25 siamo a suonare dalle 19 in poi, sì. No? Mi ricordo bene. Sì. Sì. E questo poi giro ci sarò anch'io. Ebbene, voglio dirlo. Questo giro verrò anch'io. Voi sapete cosa vi aspetta i locali? Vi siete informate cosa succede ai locali quando siamo arriva Radio Nimel? Siete pronte a tutto? Pronte a tutto. Sì, sì. Cioè,
vetri rotti, cose, la cantina, ma guarda, svuotata. Se ce li pulite ci fate anche un piacere. Tartine vegane, tutte quelle cose. Avete non fatto... parliamo male dei vegani. No, ecco, si manchiamo. No, no, ah, ecco, non parliamone neanche proprio. Ma che scateniamo. Avete fatto scorta di maiale, spero. C'è... Sì, di Lambrusco. Di Lambrusco. Perché ricordiamo che allora la serata è a buffet, no? Sì. L'antipasto buffet, poi dopo c'è una tortellata. Sì, c'è una tortellata, quindi... Lambrusco, sì. Parliamo anche di prezzi. 20 sì, euro. 20 cioè, euro, ragazzi, sì. Con meno in due a Toro un kebab. Al Lidl, a Toro i cosi, tornei da Lidl. Esatto. Però fai da maniera K, se si belle a posto. Esatto. No, allora stiva a tu qua, dai. No. Bene, allora ringraziamo sempre tutti quelli che ci ascoltano e tutto quanto, eccetera, eccetera. Allora, la realtà delle cose è che il Conte adesso arriva dentro. Conte, quando ci senti, vieni dentro. E l'Ele invece le male. No, o il contrario. Beh, il Conte è... Il Conte so. Le racca di Po e le scappè. Il Conte, io pure che quando Salvini è una torre per sempre. E l'Ele, no, l'Ele adesso stiamo scherzando, ma è a Bibbiano perché non voleva perdersi la seratona. Secondo me è andato lì a fare due pezze, tipo Cadi Pomere. Mi fai venire il sospetto perché ha detto, oh, ragazzi, non vi posso interagire dal vivo, non posso. Ah, sai quando ha scritto quel messaggio? Ragione, di, secondo me. Non posso, io vi condivido, poi lui l'ha lasciato in mano. L'ha lasciato lì, poi l'Ele adesso le ha capito, vede il capitano. Allora, quindi il 25 mi raccomando, Ricche Scaffè con loro, okay. Ma voi lì dove siete? Siete in, faccio l'asino, cioè siete in via Emilia dove? Via Pietro Maricori, di fronte all'ACI a Bonaccini, l'autosalone. Ma qualcuno ha detto anche il paese, perché tipo io non ho sentito. Ospizio. Ah, quindi Reggio, parliamo di Reggio. Beh, ma ascolta, andiamo a scaviamo un po', ma siete contente del vostro bar? Certo. Tutte le partite IVA che sono tutte tristi, eccetera, voi siete contenti? No, siamo le partite IVA incazzate, vabbè, però. Vabbè, quello lì però, che vale, ci bevo un su, un farmacista invece cosa? No, farmacista è un esempio sbagliato. Esatto. Ferramenta sa fare. Vero che farmacista, esatto, me che va a gammele, che ne mia tanto, però no, sono un no, po' incaparito. Certo, siamo contente. Quindi veniamo a portare una gran festa in un posto. Ma voi com'è che l'avete aperto? Cioè, vi siete conosciute, siete ma amiche? Ma una domanda di riserva? Ma no, cioè tipo, non so, il vostro sogno della vita. Cioè, era esattamente quello. Vi aveva licenziato da un'altra parte. Da un altro bar, da un altro bar. Un cazzo. Da un altro bar. Non volevate stare a casa a fare un cazzo. In realtà sì, lavoravamo in un altro bar, ma bevevamo troppo e quindi abbiamo deciso di aprirne uno nostro, certo, almeno così, no? Così spendevate meno. Hanno fatto come i tabaccai, quelli che fumano, che fumano a manetta e aprono le tabaccherie per fumare, esatto, a meno, insomma, spendendo quei 5 centesimi. Quindi niente, quindi dobbiamo stare attenti a bere, di non consumarvi troppa roba che non ve ne rimane abbastanza per voi. Sì, no. abbiamo già parlato. Perché me produce dal vino e vi importa anche dal mio, che è il mio problema. Bene. Allora, serata molto piena di video. Alle stasera lo facciamo impazzire. Sì. Intanto andiamo con dei video che c'ha. Allora, dei video fa vedere. Che sono quelli della Fin che fa l'animail. Ci sono dei miei amici di Rubiera che hanno messo l'animail e praticamente cosa hanno fatto? Ogni volta che feve in quella mi mandava in un video. Allora qua la regia del Pedro, mitico manca Pedro, che saluto. Nascita. Esatto, manca solo il parto. Vai con la Fine dall'animail. Si dà anche una premessa. Fausto, vieni a vedere qua. Vieni a vedere Fausto come si fa a mangiare i ciccioli caldi. Guarda Fausto. Guarda, si schiacciano e poi si prendono, si mettono sul tovagliolo, si toglie l'unto, guarda, sono buonissimi, guarda Fausto, guarda, simbao, vamo via, sei sgegnuto. Ecco, grazie. Adesso c'è anche la prima puntata del e poi togliere l'unto da lì è molto bello, come secondo me la mania del grasso, la mia mania del Pedro, ma il Pedro è mania tutta, che è il mio se problema. Lo passi su un muro vedi attraverso, puoi metterci una finestra. Poi invece c'è il maialato. Sdraiate il telefono. Esatto. No, perché in teoria dobbiamo fare i video orizzontali con ed ecco voi con i ciccioli dietetici. Pedro, gli unici ciccioli in provincia di Reggio Emilia che non hanno il colesterolo. È vero, si vede così. Abbiamo fatto andare il maiale un mesetto prima di ucciderlo in palestra tutti i giorni e gli davamo da mangiare solo delle carote. Bel lavoro.
Ed ecco voi, bimbo bello qua. Manda via per il peggio. Il signor Magnani, eccolo lì, che sta preparando tutto il pesto per i cotechini, diciamo. No, salsiccia. Salsiccia, buono, buono la salsiccia. È il miglior dorcino di Rubiera. Il miglior dorcino di Rubiera. Magnani, potevi anche chiamarli qua, con di fianco qua, però, il maestro Corradini. Quando salame. Quando gani salame, diciamo. E il capo di tutti, il signor Luciano, eccolo qua, guarda. Bimbo, bimbo bello ha dei problemi, non si vuole far riprendere. Perché fior di salami. È un obiettivo sensibile. Guarda, vedi? Fior di salami. Ecco Ether che vale. Abbiamo il top del top. Vi saluto perché noi adesso prepariamo il pranzo di mezzogiorno. Ecco. Vabbè, ecco qua, un applauso grazie, ai fior di salami, è veramente un bel vedere. Dovreste anche venirci a trovare, però, perché se ci mandate i video e basta, abbastanza. Li inviteremo. È un po' come guardare un porno, tipo. No? Allora, ragazzi, questa settimana abbiamo degli ospiti importantissimi. Borco, di te che sono emozionato. Allora abbiamo gli ospiti di questa puntata sono i Nimel Arzan. Fate le vallette. Nimel Arzan, che hanno inventato una cosa meravigliosa che adesso vi spoilerano. Volevamo. Tanto così non si capisce, quindi va bene. Allora abbiamo i Nimel Arzan e il grandissimo Willer Collura. Che cosa è successo? Il video, questo lo mandiamo così. Non mi interessa. Se lei l'ha mandato così. Allora, sì. Nimel Arzan e Willer Collura. Scusate, adesso, siccome vedo che stiamo andando un po' per le lunghe, abbiamo questi ospiti che vogliamo. Allora, abbiamo i video saluti, perché la realtà è che Lele le male. Però sì, la testa le male. Big video che la mandè. Assa manda il video dei video saluti, quindi giustamente Lele adesso. Ti vogliamo con noi. So che è le new video, le new scarichex. No. E siete voi che tenete il cellulare al contrario. Giratelo, televisione. Prima fare un lavoro alla dritta, Lele. No. Dai, guardate che meraviglia. Conte e in Nimel Arzan. Ciao a tutti. Sì, ciao a tutti. Sono in Pininvern. È Space Casfeda, soprattutto la mattina. Infatti, come Given e Ivec, l'inverno le mai sta in cielo. E la mattina sfaveda soprattutto, bella sfaveda per tutti, insieme a sfaveda, tica. La neiva, le la merda del formai, slagnis. Snersut, pan per tutti. La visotan per pagheda, che si dice della neiva, che a me piace troppo. La fumana, la magna la neiva, questo è un modo di dire pianura, per dire che quando la neiva in terra, e che sreinzo, a che può anche di mondi freddi, invece con la fumana insieme avviene un po' più caldei. Quando la fumana le insieme a mondura, l'acqua le si cura. Così invece è un modo di dire che sei anche da cicca, riesco a vendere la colegna. A che pena sta Sant'Antonio, no? Al Derset de Sner, io un bel parlo di Sant'Antonio, insisto a dire che Sant'Antonio per noi è interessante, perché è il protettore del bestie, quindi noi siamo amati dal bestie in tutti i sensi. E poi, me personalmente, e penso che Sant'Antonio sia il mio angelo custode. Però, anche ste San Fabien, al Vin de Sner, al De San Fabien, tutto il vino è messo al pan, tutta l'ardaia è messa la vernaia, cioè, da un modo di dire, per fare un po' la sintesi della faccenda, cioè in tal senso bisognava guardarsi al magazzino per vedere come era messo, se c'è tutto il vino che ti chiedeva che sicuro, perché è ancora da fare diventare l'ambrosco, quello ti chiede. Mezzo al pan vuol dire che dovresti aver trovato solo il mezzo al formate, quel che ghi, perché dopo stona a battere, tutta la lardaia, perché te appena masselli metti, ma sei a dicembre, quindi soprattutto il lardo si conserva bene, tagli ancora quasi tutto, e mezzo la vernaia, cioè mezzo il formaggio di quello che è. Poi vi concederei da voi, vi concedo, vacca.
mi congedo da voi con questa. Visto che siamo in elezioni, venga la Francia, venga la Spagna, me mi frega l'importante che è Spagna. Ciao a tutti e fai bel. Bene, siamo a posto. Per fortuna che siamo che sei scollegato. Vabbè, grazie a tutti, buona serata, alla prossima. Perché chiudiamo qua la trasmissione chiude qua. Chiudi tutto. No, stasera allora pensiamo, abbiamo fatto una pensata col Borco nel rispetto dei nostri ospiti di posticipare la prossima volta i video ignoranti che c'erano in questa trasmissione per dare spazio ai nostri ospiti che nel frattempo in belle new dance perché in email Arzan la porta viene si infila dentro. Assolutamente, anzi, noi in qualità di maiali veri e propri, prima abbiamo approfittato molto biecamente del cibo offerto, quindi grazie anche solo mangiando per quello. Mangiando fra l'altro dei vostri simili, perché era salame, ciccioli e robe varie. Sì, dei mai annibali. Comunque siete. benvenuti in email Arzan, presentatevi, come si fa in TV. Io sono Alessandro Ghiacci, sono il presidente dell'associazione. Poi c'è... Perché siamo in tre, sono Marco e qui con me c'è Luca. Poi ecco Luca. Ciao ragazzi. Eccoli qua. Perché avete costituito un'associazione anche. Abbiamo costruito un'associazione perché come con lo stesso vostra finalità in realtà, quindi promuovere il territorio di Reggio, infatti per promuovere il territorio di Reggio bisogna parlare del maiale, quindi gira che ti rigira. L'unica poi cosa il nome, è. Esatto, e poi quello. E quindi abbiamo creato un'associazione proprio con il fine di promuovere la provincia di Reggio, quindi tutto il territorio di Reggio con tutto quello che comprende, quindi... Tornando al discorso di prima, il cibo in primis, questo è vincere facile parlare del cibo a Reggio o del Lambrusco come vediamo qua sui tavoli, e in più anche parlare proprio della vera e propria storia di Reggio, quindi tutte le personalità famose, i personaggi famosi nati a Reggio, la storia dei singoli comuni, degli eventi storici avvenuti a Reggio, eccetera, quindi abbiamo proprio... aperto un vaso e poi da lì le idee ci sono venute fuori e sempre di più. Se ti interrompiamo un attimo. Cioè, no, perché vabbè, purtroppo a sera passé da me. Vabbè, ma che in tot male è che bisogna che prepare perché anche i cos cinesi là che i loro e copie in tot che l'hanno avuto a copiare anche un virus. Conte, il coronavirus l'hanno copiato che muta perché lo rifanno male. Però vogliamo dire una cosa, Conte, dove eri te a saldare? Ne ho paura che chi lavora lì, allora adesso bisogna che vaga a girare. Perché diciamo il Conte era a saldare in un grosso stabilimento a Juan, mercato del pesce, era lì al mercato del pesce ed è tornato oggi. E quindi adesso deve in giro sempre che sei al mando a Sanremo allora. te in ma tema con qui Sanremo, sì. E allora niente, ascolta Ale, noi abbiamo un video anche dei ragazzi che lo possiamo mandare diciamo mutato in sotto mentre insomma continuiamo a parlare con comunque loro. Posso dire che appoggi i ragazzi perché quando hanno detto, mi sono quasi commosso, che se parli di Reggio non puoi non parlare dei maiali, anche perché se devi parlare dei Calatrava e dell'alta velocità è meglio che stai zitto. Esatto, quindi assolutamente bravi, quindi, bravi perché allora, avete preso proprio il fulcro. Noi vogliamo sapere andare al dunque perché è cartone lecca e mettere vire. Allora uno viene allora diamo qualche dato intanto, cioè Annibale allora, è fatto un po'. Esatto, noi abbiamo per sempre il nostro obiettivo di promuovere Reggio creato un gioco per riuscire a insegnare Reggio ai reggiani in primis, perché di solito appunto un reggiano medio della bassa magari non conosce l'Appennino, uno dell'Appennino non conosce la bassa, eccetera. È vero. Tutti ignoranti come dei maiali, ma possiamo imparare. Possiamo imparare. Un modo per imparare divertendosi è giocare, col gioco da ragazzi, quindi noi abbiamo creato un gioco basato sulla provincia di Reggio. Quindi con tutti i comuni della provincia di Reggio e per ogni comune spiegato un po' della storia, un po' dei monumenti. Più a nord che è Luzzara, direi. Sì, va bene. Fino al più a sud che è Villa Minozzo sarà probabilmente. Comuni, forse Ramiseto fa comune. Ramiseto adesso è il Ventasso, però. Ventasso, sì. Vedi che sono informati. Sì, comunque, perché comunque da voti a Siam di lavoro insieme alla Cina, come il Conte, ma Siam è la roba dress, quindi. Allora, quei ragazzi qua hanno fatto, diciamolo. Cos'è questo? Esatto, è un gioco da tavola che si chiama Regium Lepidi Porcorum Bellum. Che non assomiglia a nessun altro gioco da tavola. È assolutamente dirlo, originale. È originale. 100% originale. Però sono girate dietro a un retro, come capita spesso nelle scatole. E
qua potete vedere, sì, si, ve- sì, si vede da Dio. Ah, c'è anche il verde, guardate il verde. Guardate il verde. Si vede la che mia entra faccia, Fausto. Il esatto. Green screen è potente. Allora, qua avete tutte le cose divise per, cioè la nostra, la vostra, pensando dai, nostra provincia, è divisa e ci sono tipo, potete, cosa dovete fare? Aspetta. Allora, sono paga presenti, sono presenti i regni della... Abbiamo diviso la nostra provincia in regni e i regni rappresentano sempre zone molto distinguibili della provincia. Quindi abbiamo le due zone della bassa che sono caratterizzate appunto, vabbè, in questo caso dall'essere sulle sponde del Secchia e dell'Enza. Abbiamo la zona del centro città, quindi di Reggio e dei comuni limitrofi, la zona delle terre matildiche, nota appunto proprio per la storia di Matilde, la zona delle ceramiche per la produzione delle ceramiche e anche del vino soprattutto, e la zona dell'Appennino invece per andare a sciare, a fare i giri in montagna eccetera. Quindi sostanzialmente abbiamo rappresentato tutta la provincia dividendola in varie zone per poterle descrivere meglio, sempre per poter dire di più su tutto. Quindi siamo partiti da questa idea subito perché volevamo fare un regalo di laurea, è un'idea nata sostanzialmente in una di quelle serate in cui ti trovi con gli amici, ci sono un paio di bottiglie di Lambrusco di troppo, cominci a parlare, non ci sono parlare, mai due parlare. Di troppo. Oh, il genere finisce. Che tende, esatto. Di solito sono bucate sul fondo, finiscono esatto. Molto più velocemente. Che lei è un problema, che dovevamo parlare con i produttori. Però. Esatto. E niente, è venuta un'idea per fare un regalo di laurea a un nostro amico. Ho detto, bella, ok, facciamolo giusto per lui, quindi una roba fatta in casa molto alla buona, abbiamo sparso la voce tra i nostri amici per vedere, magari anziché farne una ne facciamo tre o quattro tra di noi, abbiamo ricevuto 150 richieste, quindi abbiamo detto, d'amiche. E allora persone che non avevamo mai neanche conosciuto che ci hanno detto, ah, ma ne voglio una copia anch'io, me, va bene, bella, e quindi abbiamo fatto una campagna di crowdfunding. Abbiamo raccolto i fondi proprio per realizzare questo gioco e nel giro di qualche mese ne abbiamo piazzate 500 copie. Noi ne volevamo fare quelle e ce le hanno letteralmente rubate di mano, proprio anche noi adesso non ne abbiamo più. Non ne avete voi. Questa è l'ultima, quindi. È una delle ultimissime, infatti ci fa piacere regalarla perché so che se c'è un posto che parla di Reggio è questo. Il primo regalo che riceviamo per acquistarlo, comprarlo o averlo, come dobbiamo fare? Allora, ci va sul nostro sito internet che si chiama animelarzan.it, quindi anche lì proprio è il nostro nome, molto semplice. E poi un po' lo ricordate anche da vedere, un po' come noi, infatti ci siamo trovati bene subito. Assolutamente. La nuova generazione, dai. Esatto, e lì ci saranno vari gadget che si possono prendere per finanziare la nostra associazione, che comunque poi ha altre idee per il futuro sempre che basate su Reggio. È una promozione anche di cultura, cioè non è adesso solo questa genialata di sto gioco che è meraviglioso, cioè proprio tante cose, promozione di cultura è comunque sempre carino, dai, invece che andare a scottare, vabbè, lasciamo stare, non perde. Adesso ne procediamo all'apertura in diretta. Sì, ecco, sì, quello che volevo proporre. Ciao a tutti. Allora, siccome noi vi abbiamo portato questa copia, vengo un po' in mezzo, magari vengo di qua. Ci piaceva condividerla con voi e aprirla in diretta. Quindi lascerei a voi l'onore e l'onere. L'anziano. Potete qua in mezzo, esatto. C'è anche la mascherina. Abbiamo già dato un taglietto da qualche parte. Vuole un cutter. No, abbiamo bene fatto. No, aspetta che. Dirla. No, sono messo a posugare. Questo è il bello della diretta, invece, esatto. Quindi ci vuole un po' di sofferenza anche. Dammi la matita. È il bello della plastica, questa cosa. Ma bello fatto un Titan a quel sì, tanto là. Non va. Pianta lì dentro. Pianta dentro. Breve. Con la saldatrice confezione solida, confezione solida, confezione molto solida, l'ultima copia che Hermes è un lavoro fatto ad Arzana, vedete che sta messa generi sulla plastica, l'imballaggio via. Bon, via, questa è la plastica, dov'è Greta? No, riciclare, ovviamente ricicliamo noi, guarda, perfetto, molto bene. Quindi esatto, questa è una delle prime, diciamo, Greta. Che siccome la distribuzione del gioco non è ancora avvenuta ufficialmente, questa è una delle prime copie che viene aperta, quindi avete anche l'onore di, diciamo, vederla in anteprima e possiamo quindi vedere quello che è il contenuto. Ovviamente abbiamo detto prima del maiale, del Nimel, che è il protagonista assoluto, e in quanto protagonista assoluto è la pedina principale del gioco. Quindi adesso vi distribuiremo, potete prendere qualche colore, anzi fate così. Leggi brevemente il manuale, Conte. Ah, brevemente, poi possiamo fare una cosa, prego, puoi aprire il tabellone intanto. Vediamo, sono molto così vediamo che sì. Tappo, che molto bene. Tappo coperto, no, così. Vadmi a me. Adesso vedete questa cosa. Il pelle umana è rilegato in pelle umana che si apre di qua. Abbiamo dato spazio al Lambrusco. E beh, qua c'è tanta roba, ragazzi. Ecco, qua si vede in grande. Come si può vedere, ecco. Il verde non si vede. Ma giustamente, perché andrebbe cancellata quella parte della provincia. E comunque è una cosa meravigliosa. C'è proprio tutto con Reggio.
C'è anche Poviglio, ok, vi siete salvati. C'è, ci sono tutti i comuni. Ok, pensa. Ah, c'è anche Rio Salice, ce li ha messi proprio tutti. Aghetot. La gente dopo lo vuole, non ghimi era guardare troppo, Ghida Gornere. Le carte, quello che volevamo farvi vedere erano le pedine a forma di maiale, quindi vi prego di prenderne qualcuno maiali e visionarla. Sono gadget. Sono dei maialini fatti a forma di cararmatino, diciamo, e con forme diverse, c'è anche, esatto, questo è il un po' sfocato. Vabbè, fate conto che è un maiale, c'ha il naso così e i cingoli, ragazzi, i cingoli. E i cingoli, perché un maiale cingolato. E anche d'or. In maranghin d'or, che è maranghin d'or. Propria. No, spieghiamo cosa sono questi qua. Sono delle monete che rappresentano le capitali, è una come dire, una regola fondamentale del gioco, una idea originale nostra di fare in modo che ognuno si possa sentire più partecipe e più legato anche al proprio territorio, scegliendo quindi quella che è la capitale. Ovviamente se vieni da Carpineti sceglierai Carpineti, perché immagino che sia il tuo posto preferito. Quindi abbiamo nominato Poviglio, per esempio, puoi scegliere di mettere la monetina su Poviglio e avrà dei vantaggi in più avere Poviglio, perché? Perché è la tua capitale, perché ti dà più armate, ti dà più maiali, quindi diciamo che è una così una chicca che abbiamo aggiunto, esatto, per rendere il gioco più divertente. Giustamente che Brescello Borette li avete messi insieme perché tanto servisse a niente, quindi bravi. Sì, abbiamo dovuto unire, questa è una critica ragazzi. Sì. Ciao amici di Campese di Sant'Ilario. Anzi, scusa, dell'uscita Terre di Matilde, come si chiama? Quindi Terre già di Matilde, cioè hanno già giocato i vostri amici, hanno cominciato a giocare. Hanno fatto i test con noi, sì, abbiamo fatto anche delle serate di prova, un po' in giro sparso per la provincia, siamo stati ospiti in varie sagre, fiere o eventi, alla quale abbiamo fatto provare il gioco in anteprima, però il gioco non è ancora, diciamo, stato distribuito, anzi cogliamo l'occasione se possiamo per ufficializzare quella che è la data di distribuzione, che sarà la prossima settimana, il 2 di febbraio. Quindi il 2 di febbraio avremo un evento che ufficializzeremo domani, tra l'altro, in un incontro che abbiamo in provincia, e sarà proprio l'evento, lo faremo in centro a Reggio per dare così più risalto anche alla cosa, ovviamente, e abbiamo proprio questo evento che sarà l'evento ufficiale dove la gente potrà venire a ritirare la ricompensa, ecco, per il sostegno che ha dato al crowdfunding che abbiamo, fatto. Bello. E dove in provincia quindi siete? Domani? Domani siamo in provincia, sì, perché siamo ospiti dal presidente della provincia, niente proprio di meno che ci ha sostenuto anche in primis col provincia, tra l'altro cogliamo anche l'occasione per salutarli e ringraziarli, perché se vedete sulla scatola puoi anche eventualmente prenderla di lato, abbiamo quello che è il patrocinio. Siamo stati patrocinati dalla provincia, che ha sostenuto il progetto in quanto appunto così promotore del territorio. Un po' cecchino, provincia, mica di Poviglio, va mia de Tanzolda. Ciao. È di Castellarano, ma qua vicino. Se va mia de Tanzolda fa bene scrivere cecchino, se a slargare si fa sempre. Quindi domani abbiamo questa conferenza stampa in provincia, nella quale parleremo un po' del nostro progetto e appunto ufficializziamo la data del 2 di febbraio, che sarà la data dell'evento principale, poi ce ne saranno altri, e poi la prossima settimana appunto l'evento di distribuzione, quindi dove la gente potrà finalmente, ci scrivono in tanti, non vedono l'ora, e quindi finalmente possiamo consegnarglielo. Bene. Noi siamo esterefatti da finalmente vedere dei nuove giovani intraprendenti, tutti si lamentano qua, invece bisogna osare, fare, e sappiamo questa già è la gioventù che vogliamo. Tanto i soldi li spenderanno tutti in puttane. Conti, quindi hai parlato troppo. Infatti la give and la domanda, cosa avete deciso di fare con i soldi? Ho spoilerato, che è vero, me lo diceva lui prima. Siamo dei maiali, ma anche andare a vacche poi non è... bravissimo. No, grandi, veri. Noi siamo molto felici di Radio Animal perché abbiamo visto che c'è del futuro. La gente la vien fuori dal fabbrichi, con tutto il rispetto, per pensare a quelle, per saltare fuori gli stessi. L'indovinello. Vabbè, attenzione. Visto che stasera siamo in treno, perché manca il quarto, vogliamo lanciare l'indovinello. Cosa fanno se fanno Trinimeli insieme a Natomano? Un divano. Un divano. Ok. Prossima settimana. Oh. Lasciamo tutto in sospeso. Allora, i ragazzi non dormiranno mai più. No. Io vorrei, nel frattempo, Ale, se vuoi mandare il video di Willer, farli incontrare almeno sulla porta con un altro reggiano che si è fatto valere, che oltre a essere un grande amico e un grande personaggio. E così anche lui, così vi dice, vi dà la sua benedizione, anche lui che è stato così bravo in televisione con
la barzelletta con cui diciamo ha presentato in finale. Sì, 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 è stato fortissimo. E poi adesso fammi bene. Attenzione, volevo ricordare che lui è già uno dei finalisti, quindi mi gioco una testa di serie, anzi lui è una bravissima testa di serie, e se posso fargli un complimento è una grandissima testa. Ma era un complimento, scusa. Il tono. Willer. Grazie. Vai, Willer. Complimenti. Devo dire, vabbè, basta. Ho visto tante teste di serie, ma con la scopa in testa è la prima, complimenti, prego. C'è questa bambina, arriva davanti al papà e dice: papà, mi fai un piacere, tutti i miei compagni di scuola hanno tutti degli animali, il criceto, uno c'ha i conigli, poi un papagallo reale, di quelli grandi con le piume, tutto colorato, dai, ti prego. Va bene, guarda, sei stata brava a scuola, andrò, guarda, a farti questo regalo. Però Marco, i compiti falli, studi, eh. Questo va in questo negozio un po' bizzarro, entra, ci sono degli animali ovunque, apre la porta, si gira intorno, pesca un po' di animali, scusi, c'è nessuno, il piccione là, scusi, senta, c'è qualcuno, dica, cosa c'è? Guardi, avrei bisogno di un pappagallo reale, devo fare un regalo a mia figlia, c'ha qualcosa? Guardi, do un'occhiata, stia lì, perché quando, come si muove, visto che ci sono degli animali dappertutto, si gira intorno, va di dietro, guarda, vede che di pappagalli reali non ce l'ha, però ragiona che c'ha una bella civetta reale, di sai cosa faccio, adesso ci pianto due o tre piume, gli pianto una colorata, vedrai che questo qua lo rendo contento. Guardi, due minuti arrivo, esci, gli porta questa cosa meravigliosa, fantastica, con questi due occhi, guardi, questo non parla ancora perché può capire in mezzo a questo caos con tutti gli animali, ma si abituerà e parlerà benissimo, guardi, con 250 euro siamo a posto. Gli dai i soldi, lo metti in scatola, perfetto, lui contentissimo, lo porta a casa, dice: amore, vieni qua, vieni che ti faccio vedere, gli apre la scatola, esce con la testa, dice: ma papà, è bellissimo, wow, lo voglio mettere nella gabbia là sopra per piacere, e ti piace, bello bello, molto bello. Gli mette sto pappagallo nella gabbia, passa 15-20 giorni, solita scena, si incontra il venditore del negozio col padre, dice: allora, tutto bene, contento del pappagallo? Dice: contentissimo, ma mi dica, parla? Cioè, ha cominciato a parlare, dice, a parlare non parla ancora, ma sta molto attenti, eh? Grazie. Lungo, vale. Ma chi è? Aspetta. Ma sta molto attento. Prima della diretta, spiego un po' come va messo il lavoro. Axe. Quello è service per aiutarci. Guarda, me è come 5 punteri abituato a quel lavoro lì. Ma chi è da spostare il tevere? Quando siamo in diretta? Fra 3, 2, 1, adesso. Fra una mezz'ora. Fra una mezz'ortaine. No, ma che soddisfazione, ragazzi. Quando vuoi. Bene. Beh, io ti ho voluto fare incrociare con i Reggio, con i Melarzan, perché secondo me anche a te è un po' un bel Nimalon Arzan. Diversamente settentrionale, mezzo meridionale. Comunque mi ha appena scritto, non voglio fare i nomi della Sara Pesci, che mi ha scritto: voglio anche io quel giochino qua. Ok? Sara Pesci, cui, esatto, mi sembra di conoscerla, esatto, Sara Pesci. Senza comunque, fare nomi. Ecco, esatto, è qua. Dunque, beh, quindi, per cui, questo sarà un'epidemia. Anche Meglioli, anche lui lo vuole. Anche Meglioli, quindi salutiamo il presidente che è qua fuori. E quindi, ragazzi, che sta caffature o anche no? Su mia adesso. No, una adesso, beh. Scusi, ma i signori. Cioè, abbiamo solo la Vea, spusmi la città. Tu dai, preoccupati. No, ferma. La puntata della passata che stai un che poseva il naseni e poi mi ha detto. Allora lei in protesta. Ho messo un profumet stasera, però se... Beh, io un po' sì, perché sono appena uscito a lavorare, quindi sono io, però mi sono spruzzato un po' di borotalco, quindi esatto. Allora, a proposito, volevamo ringraziare le due torri cantine per questo lambrusco, è molto buono, possiamo dirlo, che se ce le voglio mandare noi lo apprezziamo e lo apprezzeranno anche i nostri amici a casa. Meno mi molto buono, confermo anche io. Col mio bicer, che buona che io e Willer siamo quasi fratelli. Vabbè, quindi va piano. Alla vostra, ragazzi. Quindi, ragazzi, Willer con l'ura. Ma me cred mia, che tammo lì dalla sai l'ultima per niente fino a che. No, ma anche lui la finì la nafta che è davanti. Come dice la bozza? La nafta. E allora no, noi siamo curiosi. Sono curiosi. Fate le domande, io vi rispondo.
del pubblico, ragazzi del pubblico, che sono diventati ragazzi del pubblico dietro, allora, al cinese. Avete una domanda per Miller? Esatto, è come come si dice? Non era D'Urso, ma sai queste cose. Potete anche applaudire. Cioè, tipo, esatto, no, esatto. Però che biancheria è un intima usi o cose che dentifricio, cioè le cose, perché la D'Urso manda anche della roba. Che, cioè, il mio cuore, il mio prima dei miei figli, la di lavoro. A grande richiesta, no, avremo una. Abbiamo una domanda. Abbiamo partorito una domanda. Attenzione. Esatto. Vogliamo in diretta una barzelletta sui Nimei. Allora, guarda, ce n'è una sui Nimei molto carina, però non si può dire di tutto. Si può dire di tutto. No, non mi assumo le responsabilità, perché non è. Sono quelle che si raccontano dietro le quinte, in diretta, così non è. Mettiamo allora, beep. Non è. Allora manderei la pubblicità così. Si scomplichedo. Questa. Questo allora, non faccia, si può, no, io avevo promesso a Willer che non gli facevamo raccontare delle barzellette perché era forse con Teren, no, però a questo punto gli avevo detto una ce la possiamo giocare anche che con piace la Dannimè la gola. No, non si può, non si, no, può. Si può. No, davvero non si può, perché regia abbiamo il permesso poi, di dire siamo anche sotto le votazioni. Io sulle barzellette sulla politica non le racconto, però siccome il concetto è quello, evitiamo. Poi vi posso anche dire che due barzellette, una di Villa e una del Conte, la stessa serata potrebbero creare tipo un'esplosione, cioè potremmo radere al suolo la provincia e dopo il gioco diventerebbe obsoleto perché non esisterebbe più nulla. Quindi tosiamo per quindi favore, no, l'ilarità. Quindi idea bocciata. Idea bocciata, però grazie alla serata, andatevene per favore. Grazie, il gioco grazie, arrivederci. Facciamo una domanda costruttiva a quest'uomo, sì, se abbiamo un vips. Io ho fatto ma che vips? Dai ragazzi, questo è il mio vips. Allora, io c'ho una curiosità perché non te l'ho mai chiesto. Ma te come te tacchè a fare la carriera? Cioè, al Nessi? Io penso che il termine Nessi, voi c'è il verbo nessare, io ho studiato nessologia, esatto. E io penso che ci nasci. Ah. Io penso che sono quelle cose che devi avercele dentro, no? Io faccio un paragone, Rocco Siffredi penso che l'ha visto più lui che è un ginecologo, no? Ma ci nasci per quella cosa lì. E da piccolo, sai, anche a scuola sarà sempre fuori dalla classe, perché mia perché me sarà più furbo, sarà fuori perché sarà più stupido, capì? Adoro strappare i sorrisi e alla fine, a forza di far lesen, a 50 anni qualche cosa forse arriverà. Beh, quindi il tuo prima fan è stai bidet, no? a parte, allora, sai che ogni artista, ogni VIP, che io non sono, ogni VIP, tu scrivi nome e cognome e viene fuori Wikipedia, senza far di nomi, Daniele Pasini, lui è il mio Wikipedia. Lui praticamente tu chiedi a lui sa tutto, perché delle mie marachelle che addirittura ho rubato anche la macchina ai carabinieri. No, Daniele, no, quella lei bisogna che te la conti. No, un po' mia. Tanto non ci sono carabinieri. No, no, però no, è successo veramente. Poi può testimoniare all'epoca, cioè noi traghiamo la Vespa. Adesso i giovani e capì i gang, che chi lavora. Io arrotavo la prima con gli odi della signora, cioè c'erano questa famiglia in quattro là, tutte telefonate, cioè, dialogo zero. Nuetter era il motorai a 50. A Fitti nel motorai, che quando c'avevamo scelente c'aveva anche Adrea, invece la Vespa che copriva, no? tu andavi, ma all'epoca per noi giovani, io parlo di Castelnuovo Sotto, che è la mia culla, il mio DNA. Cioè Nuetter andava innamoroso. Io, mia nuetta, perché di taxi, perché in avventura della stessa morosa, io con la morosa a Novelera. Ostia. E all'epoca andare via col 50, con Dine Bianche, Gregine Bianche, sì, che poi c'era la mutura in contra. Sì. Ma noi per quella iuola lì partì una manetta, hai capito? Pur di andare là che... E poi ghiacciavi, ti venivano tutte le cosghe. E poi tu arrivavi, adesso i giovani, io lo racconto nelle serate, vanno moroso a 15, 16 anni, 17, ci vanno già in casa. Gli piace Nuetter. Noi arrivavamo a casa dalle donne, dalle morosine, cioè tu eri meno 16 per il ghiacciato col motorino, lei era più 28. C'era questo shock termico, il primo limone che ti davi, lei che ti palpava, ti toccava, dice amore sei già pronto, no le mie durle. Cioè noi per la patata ci viaggiava a manetta. Adesso quella prom dire che Nuetter avevamo fatto al Vietnam e la gnocca, esatto. Però è il marabù, ragazzi, al marabù, la domenica dopo mese del marabù. Al marabù. Al marabù, al marabù. Che per noi era una cosa lunghissima, perché andavi dentro che c'era solo il marabù, ragazzi. Tutta il macchina di targa di CZ, che vuol dire Castelnuovo Zotto. All'epoca, ragazzi, bellissimo. Castelnuovo Zotto. Altra domanda? Noi vogliamo sapere adesso che sei, insomma, te hai vinto
un bagaglio televisivo, un format televisivo, esatto. Hai vinto, quindi la tua carriera come le axele, cosa c'hai da dirci di queste? Allora, io queste... dopo la sei l'ultima, che sono soddisfattissimo, nonostante i miei... A te vinto in maniera... prima anche Under May. Meritatamente. Quello che devo dire è vero, che il bello di aver vinto un programma, comunque messo mio un campione dal mondo, però è bello tenere rapporti con tutti gli altri barzellettieri, siamo stati una famiglia unica. E nel segno della risata è stata una bella avventura. E dopo la sei l'ultima faccio 2 ore in più a lavorare perché è aumentato le serate, ma è aumentato anche il lavoro. Però le soddisfazioni, se tutto va bene, stando coi piedi in terra, pian pianino arriveranno. Poi vedranno. Non posso dire di più. Io posso dire di tutto, però Ville, ragazzi, è un personaggio come coi piedi per terra, ma radiché proprio, perché lui comunque si può dire. Se avete delle BMW da portate a. No, non facciamo la pubblicità. Nonostante sia di Castelnuovo, che è un posto disagiato, ovviamente. Ha fatto quello che ha fatto, insomma, nonostante sia di Castelnuovo, pensa. Da buon pugliese, chiaramente. È Pui, chi lo? A me sono Pui. A Pui? Allora, te che serve la Capui? Si stima il Lilo. No, fammi a Pui. Allora, me a Pui, ai tempi della Vespa, era una vasca una volta con i PES. Si chiamava Fontana, era mia navasca. Fontana, in mezzo alla piazza. Ma era un bocchetto. Le rombus con il lavoro. Ma no, era 3-4 pesche. Era Nemo anche. Era ancora in bianco e nero. Nemo. Comunque, una fontana. Ross, noi te andiamo a pescare. A pensa, per mangiare. Ma no. Castelnuovo, 7 mesi così. Come quelli di Fabbrico, poveretti. Noi siamo vicini. Fabbrico, che andiamo su Wikipedia. Fabbrico, ce l'avete messo. Fabbrico sono stato bene anche a lei, era di Nebbio, anche al 15 d'agosto a mesi in Querta, però io a Fabbrico ci ho abitato in via Ponticelli a Fabbrico. E Fabbrico lo abbiamo unito a Campagnolo, abbiamo avuto delle liti su Facebook, tutti e 6 gli abitanti di Campagnolo saranno insorti, hanno invocato in appello anche il sindaco, che si è lamentato per questa unione. Sì. Perché avete unito Fabbrico. Poi dopo ci siamo però messi d'accordo al Cicciolo d'Oro, che avevamo il sindaco di fronte che stava facendo i ciccioli, e dopo lì si era pacificato tutto. Dopo non hanno denunciato. No, dopo denunziato. Si è conclusa in amicizia, però. Però quella cosa qua è brutto, perché adesso noi ci ragioniamo, scherziamo su tutto, poi voi in radio siete fantastici. Però c'è sempre questa guerra Parma, Reggio, sì. Ma anche Castelnuovo, Pui, Campese. Sì. Ma da ferra, alla fine. Una volta è stata fatta un'intervista, scritto proprio sulla Gazzetta di Parma, dove c'era questo derby della risata, e si parlava di Parma e di Reggio, no? Mio parere, però io ho sempre considerato, abitando a Parma, che poi ho conosciuto i parmigiani, gran persone, io ho sempre detto che i reggiani sono nobili dal cuore contadino. I reggiani sono contadini dal cuore nobile. Cioè, parmigiani, sì. Sì, sì, sì. Perché è così, cioè loro sai che chiamano 10.000 franc più grossa. Loro in là, però. Sei amico e collaboratore. Questa citazione te la ruberemo, molto, molto profonda, ti ringraziamo. Sì. Profondi in che senso? No. Tra le mie discorsera, non è una cosa seria. Preoccupare. Cioè, per me, se tu parli, loro Permigan. Profonda nell'animo nobile, di cui parlavi prima. Ma Permigan è di Oscar, no, che è di Oscar. Ma siamo di Oscar. La principessa, che è la. Maria Luigia. Luigia, che salutiamo. Ciao Mari. Maria Luigia. Maria Luigia è quella storica, no? Sì. Ma la sai che è mia. La capiva Facebook in maniera. Esatto. Domanda di rito: programmi futuri. Progetti per il futuro. Progetti per il futuro. Progetti per il futuro. Allora, una domanda stranissima, perché poi oggi la mia compagna è dalla parrucchiera, si è fatta rossa, metallicetta, a catalvalisi, nel senso, è stato bello. No, nel futuro non lo so, ripeto, abbiamo seminato, stiamo seminando, la terra, le mie argela, dunque magari vieni su quel. Io ti verrei bene con un programma, perché io ho fatto il film là, dopo la prima cosa che io strolled for, adesso sono dietro oggi, stavo trattando perché vuoi fare i pirati dell'Ambrusco, no?
quindi anche a te, te l'ho detto anche a te. E che le leghi sono tutti. Tutti quei giusti, tutti quei. Tutti quelli giusti. Mi parlano italiano. Se, 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 me fa che l'Ambrosco. Me fa che tirabusson. Posso fare tirabusson? No, per il Conte, però, per il Conte è con aperta, che ragazzi. No, che, no, ma il film sarà, sarà tovo. No, dicevo, te, una cosa tua che la puoi fare in un posto, tipo un programma, un qualcosa, ti interesserebbe? C'hai qualche... Propostone, ragazzi. No, 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 io... Noi, io ti dico la verità. No. Il mio sogno è fare un film porno in dialetto. Sì, no, un giorno. No, ti, no, tipo, tipo, sai, Scianchi Mudanti e Sbattimi Malvater, no? Con i sottotitoli, no? Cioè, non lo so, è una cosa un po'. Tu ci fai il film. Oh, il game mia, fine. Se andò via i cartoni animati, andò ma che, nicchia di mercato questa, no, no, però, ascolta, ti guardi. Da inserire la VHS dentro qua. È sicuro che fosse mia mail la barzelletta in seminimere. Non vuol dire, no, ci fermiamo qua, no, però lei è con la Kerna, che vuol venire dal Bali. No, però è un progetto insieme a Spolzar, secondo me. Ah, a me, guarda, se voi interrompo con dei pirati dell'Ambrosco, no, possiamo apriamo i casting su Bed per... Cioè, per noi, allora, ragioniamo su una cosa. Per okay. Quelli di Reggio, no? Vabbè, Parma l'abbiamo sempre considerato la piccola Parigi, però il massimo per i reggiani... Andare fuori dove era? Il posto, non so, Spagna, cosa che era all'epoca, negli anni 80? Ses Maggiore, no. Ecco, allora invece di fare benvenuti in Sud, benvenuti a Ses Maggiore. Cioè che Nuetta si presentò con un pullman e parlava in dialetto ma di straniera. Esatto. Scusa se vi interrompo, però mi hai tirato a fare una bella cosa. Salso Maggiore, esiste Salso Minore e al cimitero c'è sepolto Demetrio Stratos. Parentesi. Ah, davvero? E sì, capi quel, andate. Ma non lo sapevo. Salso Maggiore. Chi è che c'è? Salso Minore. Salso Minore? Salso Minore esiste. È un po' più su da Salso... Le ha perso. Ma che hanno asfaltato non sì, mi hai capito. Salso Maggiore. No, no. Il mitico cantante degli Area. Il cantante dei Rivelli, degli Area, così. Il cantante degli Area. Io stamattina alle 8:30 ho visto Baglioni, fa te. Ah sì? Sembra Anni Balletta. No, no, è vero, cantante. E poi sì, non posso bere l'Ambrosco. Dove eri stamattina alle 8:30? Io ho visto Baglioni stamattina alle 8:30. Ah sì? Ah sì, stamattina l'ho visto. Al di taxi? Indossare. Sì. A me c'era Perma, però tu dici che io ho visto Baglioni stamattina a 8:30? Boh, basta, fine, era il discorso lì. Una barzelletta. No, la mia è una barzelletta. Baglioni non esiste, come dire, non so, l'Atalanta. No, beh, cioè, non è io che... come, sto detto, che, come se mi va a vedloga, al dico, no? Stamattina l'ho visto Baglioni. Lì a Perma, l'era lì a Perma. A Perma, sì. Allora salutiamo Claudio che magari ci sta guardando. Esatto, anche da però Parma. Se non mi dici dove, io la battuta non la faccio. Dove? Strada facendo. No. Vacca se si sveglia. Lo sbattere in conti. Non siamo professionali. Sono miei professionali. Cambia spalle. Non ride, ma la mia capita. Dagli, no, lo smandevi in volte, almeno dacci un colpo così. Comunque, cioè, torniamo, torniamo agli Area. Cioè, c'è che bella maschera. No, su che bella maschera, perché posso mia bevere all'Ambrosio, che poi sembrava Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Allora, intanto la Gasket entra Willer. Willer W come Water, mia con la di Normela. Adesso ste me. Willer, quindi sarà... Willer. E poi ti racconterò, voi che siete più reggiani di me, voi sapete il perché a Reggio ci prendono tra virgolette in giro per i nomi Hiller, Volmer, Uber. Sì. Sette? Beh, perché erano i nomi inglesi italianizzati così. No, no. Allora, o mi hanno raccontato una gran balla meschino, ve la vendo. Che potete creare come Yonder. Dai, io ci sto, vai. Io una sera parlavo in una serata con una signora, perché lei rideva perché questo nostro dialetto arsa. E questa qua comunque è una che studiava un po' tutte le cose artistiche, dialetti vari. E mi ha raccontato che noi a Reggio, ok, abbiamo questi nomi, poi magari una bugia, però me l'ha raccontata talmente bene. E fa, abbiamo questi nomi qua, Hiller, Uber, Volmer, perché? E c'è anche una scena nel film Don Camillo e Peppone, quando vuole benedire il figlio in comune, non in chiesa, che pur di dare dei nomi, che avessero degli onomastici, tipo Matteo, San Matteo, davano tutti questi nomi strani, no? Perché non ci fossero i santi. Di questo andrei fiero. Città talmente rossa, cioè, la volta, infatti che... E davano questi nomi, lo giuro ragazzi, me l'ha raccontata, secondo me non è una bugia, davano questi nomi comunque di americani che hanno salvato, comunque aiutato. Sì, era il nome che davano degli americani, Noi ci crediamo.
Così me l'ha venduta, io ve la vendo come Noi ci crediamo anche fosse una bugia. Noi ci crediamo comunque. A me me l'ha venduta così. Però il fatto, sì, a me piace molto così, anzi voglio pensare anche così. Anche noi vogliamo più bella. Avanti, come ti chiamerai allora? Aieie, come sempre. Aieie Prazzo. Aieie Prazzo. Ovviamente. Mamma mia. Domande sono finite, quindi Garmese la barzelletta. Domandi? La dobbiamo fargli salutare uno che ne abbiamo parlato fuori prima, un barzellettiere che seguiamo io e te, Uccio De Santis. Un grande Uccio, grande personaggio. Ha fatto un incidente. La porta alla Calappella? La porta alla Calappella. Andate da bene. Chi è? E la BMW. È la BMW e Dog Lavora Lo che quando con i piedi per terra c'era ma tu hai scritto fattosi di professionista che ma perché che quando assomma la terza bottiglia che sa come l'ho visto adesso è come quello là che gli muore la suocera, allora va dal becchino e dice è morta mia suocera, ragazzo stanta si incanga la il penny. Dai, sono sempre ste amiche, siamo in scuola, a fare il becchino, fammi un prescibo, insomma, le mie suocere, anche i miei problemi, vai tranquillo. Come la vuoi la cassa? Sarei da bene. Queste sono quelle perle che... Sarei da bene. Da fammi un'altra domanda. Posso fare anche io una domanda a te? Dai, alla fine, cioè, lui dice che a me abbia... Come si vinciuto, si dice? Hai vinciuto. Hai vinciuto. Al campione del mondo. Forse te ve le fa due film. No, tra l'altro, la Sara, che è molto più giovane di me, mi sa che c'è questo film americano, Doggy Bolivar. Americano. Sì, sì, che c'è la scena Jennifer Aniston, tra l'altro. Intanto l'ospite Murder Mystery, però c'è. Così? Si chiama Murder Mystery su Netflix. Andatela a vedere, però dovete essere veloci perché praticamente la mia scena dura 7 millisecondi. Ah, sei quasi subliminale. Io colazione precoce. I titoli alla fine, nelle comparse, fa così quando arriva il suono. Però meglio veste Jennifer Aniston come che è Allo. Sì. L'era di me che Lei è un bello. Fa mia fatica, Anche Adam Sandler c'era. Vabbè, Adam Sandler. Allora mi è andata l'Atalanta, chi lo è? L'Atalanta. Sì. Era in prestito all'Atalanta. E cantare, canti ancora? Fai qualche canzoncina? Cantare Penta Pavolato. Ma tu sento tozzi in tuo cantare, nomadi, la roba, la canti. Mi diletto, ma come me, dai. Ma adesso, scusa, perché te sei nato con le barzellette, però adesso vedo che fai dei monologhi, fai delle robe. Questo passaggio qua ti vedo positivo, nel senso sei forte anche con i monologhi, cioè nei discorsi dove c'hai da raccontare delle storie. Guarda, io quando mi fanno le domande serie, per me è anche un po' imbarazzante, per me io non sono capace di parlare, io zero sono. Però la gente si diverte, io penso che la barzelletta che se tu non ti diverti tu stesso a raccontarla non trasmetti niente, no? E io quando racconto dei monologhi che io poi ho scritto dopo Maurizio Gamisci punti di virgola, perché io quando scrivo il messaggio tipo l'hai detto l'altro io faccio prima dirlo che a scriverlo, no? Però racconto della vita quotidiana realmente, poi soprattutto della nostra terra, no? Il marabù, della storia che a noi maschietti, tanto non siamo in diretta, no? No, c'è pubblicità in questo momento. La pubblicità del marabù sta passando. Esatto, ricordi quando grande marabù. Ti ricordi quando si andava al marabù? Cioè, a noi, allora, all'epoca andava di moda quei divanetti che praticamente quelli croccanti. E quando a noi chi lo si sveglieva, che si stireva, diceva un mele bali perché voglio venire fuori con chi bottò in TG, scattagli un cancro che gli a fare una fatica e nuetter. Io mi ricordo che se eri un fenomeno che riuscivi a infilare la manina alla donna, no? da arrivare sulla iuola, perché una volta che era in rasta, adesso va tutto a chilometro zero le donne, no? Se eri un fenomeno che riuscivi con i polpastrelli ad arrivare appena alla iuola, ti andavo sotto testa. Io mi ricordo che una volta una mi ha bloccato la mano e dice fai piano, perché lei non ha visto neanche nulla, no? Si mette a risolvere che avere il godong, ti preoccupare di me, almeno lei ancora in ballet. Cioè, l'epoca, ragazzi, era naif. A tutto detto, ho fatto il Vietnam, nuetere e la gnocca. Adesso è troppo facile. Se sviluppa per conquistare, ragazzi, insomma. C'erano tre bar al marabù. Fa dal figuro di neuroni, lei era in tutti in competizione. Che sparcheggiava il macchina, ragazzi, ma il cartello da Brescia con la marabù. Non mi ricordo. È lo Starlight, ragazzi. Il mitico Persuader. Allo Starlight.
che c'era quella passerella. Vai. E Noè Tersota nelle piscine. Che meraviglia. Beh, che poi ce n'era comunque, tanto. Comunque, cioè, se che sa in re tutti i soldi che ho speso. Ah, sì, me, adesso la pensione proprio. No, in realtà non sono stato un gran frequentatore, perché ho cominciato a suonare subito, e quindi a feva di concerto andavi in giro, insomma, con il group play. Poi vabbè, me frequenteva la parrocchia allora, quindi Don't worry. No, esatto. Non l'avrei mai detto. Cosa frequentavi? La parrocchia. Beep. Non si è sentito. Ti dà una visione tridimensionale delle cose. C'è figa anche in parrocchia, esatto, diciamo. Bravo, poi bravo, non gliene frega un cazzo a nessuno, oh, sinceramente. Però anche diciamo la verità. E anche tanta. Poi ragazzi, guarda che dopo cosa è successo? Dopo. Anzi, oggi devo fare anche gli auguri. Da passare dalla parrocchia. Dopo le donne si sono emancipate. Io ho una nidiata di figli. Oggi è il compleanno di due gemelle. Una nidiata di figli, no? Quattro. Cosa vuol dire nidiata? Una moccia. Da quattro. Lo dice la gente quando non si ricorda di precisi numeri? Allora dice. Soffre di gastronomia, sarà chiuso. Allora ti chiameremo Sperminetto. Gli auguri alle mie figlie Sara e Giulia gemelle, che oggi compiono 30 anni. Augurissimi! Augurissimi! Le gemelle Kessler. Belle. Beh, potevi chiamarle qua. Gaica suo, 30 anni. Mia come tu, che 30 le... Il marabule striche? Dove andate, ascolta. Non le spose da Cletra la Gai Sogir, cioè, a 30, allora, 30 anni è la vita. Pare sa cambi me subito. Beh, allora, no? Alla fine questo gioco qua chi lo porta a casa? A me. Sto gioco qua adesso rimane qua. Rimane questo qua, ragazzi, è un regalo. Poi giocatevelo voi, contendetevelo. Su me, magari. Ma poi sai cosa? Posso dire una cosa? Perché io adesso. Cioè, questo qua, poi nessuno guarderà gli obiettivi così. Vorrai invadere solo quello che gli sta sul esatto. cazzo. Tipo, io bombarderei Castelnuovo senza motivo. L'abbiamo anche previsto. L'abbiamo anche previsto, infatti. Posso dire solo una critica? Vai. Anche due o tre. È bello tutto, però. La scatola l'era giusta a farla quadra. Appena non ci abbiamo pensato. Complimenti appena perché più stretta. Quadra. Visto che ci prendono in giro per la nostra testa quadra, doveva essere leggermente. Hai ragionissimo. Un maiale in meno, mezza provincia in meno, però. Willer è il numero uno, ragazzi. Perché vedi le cose dalle altre prospettive. Vedete? Esatto. Bisogna abituarsi a vedere le robe dalle altre prospettive. Ha fatto la quadratura del cerchio. Ma no, beh, ma io tosto la chitarra perché così era rilassato. Era appoggiata dalla vetrina sulla chitarra. Rocco Siffredi che gira col ho preso la chitarra. No, me a fare. Avevamo degli altri programmi, però quando arrivano i professionisti, dopo i programmi è bello scombinare. Poi posso dire che manca Lele, che di solito è uno quadrato. Lele l'ha detto. Come al sospetto, però. Lele l'ha detto, Clemè stessi male, ma neanche a me stessi invece. Con la Lele lo pinsene anche a me. No, non ci dobbiamo esprimere. Beh. No, allora se mandi un video con lui legge delle sirudelle, no? Sirudelli, quelle storielle antiche così. Mentre che alla lesiva. Ma chi? Lele. Ma le fa sulle fuma o le legge proprio? No, le legge dopo le fu. Dopo su mia. Le fa su una carta sottile, però se diva trasparente. Però che in lisiva una che mi arriva il cocker, ma è sfughe perché ha bronchite, poverino, dai, rimetti. La raffumena per magica al mango, come mi rimo. No, ma sabato guarì, sabato che appuntamento. È vero, sabato. Noi facciamo la nostra piccola promozione. Non so, te ci sei il primo alla festa di Pasini, no? A Poviglio? No, perché io c'ho una. No, che Poviglio? Non è mica Cade il Bosco. Cade il Bosco, io a dar le date sempre. No, io mi ha scritto, mi ha mandato il programma che c'è un menù che secondo me è un matrimonio, si sposa, ma sa di sposa. Esatto, però io purtroppo. Cioè, va bene, ho serata, però siccome è una cosa privata vicino, poi c'è la San Polo Denza, sicuramente poi una scappata la vengo a fare nel ritorno, che è da Gemmi, se non sbaglio. Gemmi, sì, infatti. Che lui compie 66 anni, Paso? Paso? Dolores Cretta. Al ristorante. No, è bel che, allora c'è a me prima, ma anche me per te da là. Ristorante Gemmi, Cade nel Bosco sotto. Sì. Conosco. Satal Det. No, ma è Ted Velapo, la rotonda.
Clapicina, dove è la concessionaria, e mi guardo intorno, o io c'avevo anche i muri, perché non c'è nessuna concessionaria che... C'è o... la... Ma dove, qua? Che? Mi ha detto, dove è la concessionaria della Renault, senza fare pubblicità della Renault, gira a sinistra. Me, io non ho visto la concessionaria. Neanche me. Ma la che? No, la che mia. No, che più avanti, è più, più avanti però. Ma te gli da reso? Te gli da reso o gli da sì, però dopo si era talmente convinto, sono andato fino in fondo a cercare la concessionaria, poi non sono ancora. Ma dovrei andare a vedere se... Esatto, a destra, esatto, proprio, compagno. Se volete venirci a trovare, andate sempre dritta alla rotonda, girate a sinistra. Esatto. Rotonda, sfilate la chiave, blocco accesso inserito, fate 6 giri, poi lo sbloccate e venite su. Bene, oh, dovete... Ah, sono belle fa. Io farei nei cambi di pane, farei squanta la mera. Fo quanta la mera, fo che è tornato Conte da quanta la mera. Da rotta a merga un sacco da mera. Quanta la mera. Sad vende morisce anche un sacco da mera. Com'era? No, me lo improvviso che come al paroli adesso. No, no, me la, no, che parole, improvviso, improvviso. Allora va bene. No, dai, no, dai, no, con Willer per l'occasione. Willer si improvvisa. Ragazzi, che quanta la mera. Ah, ma questa è la tua? Tu come la canti? Fammi il ritornello un attimo. Quanta la mera, goda salderla la mera, quanta la mera, sto per mangiarmi moglie. Bella, mi piace, vai. Va bene, provate. Yes. Quanta la mera, da rosa merga e da mera, quanta la mera, da rosa mamuiera, quanta anche l'amore, prendetela da casa al lavoro, le 40 anche l'amore, me fa gas al lavoro. Improvvisiamo una mia moglie, goda saldella. Fammi, dammi il là che improvvisiamo qualcosa. Dammi, dammi, dammi un testo. Su di cosa parliamo? Non di politica. Non di politica. Politica. Come si chiama quel gioco qua? Ah, siamo a Regium Lepidi. No, spegni il T9 che non mi capì. Così? È l'antico nome di Reggio, si chiamava Regium Lepidi. Davvero? Sì, ai tempi dei romani quando è stata fondata. No, dopo sì, l'abbiamo un attimino rivisitato. Se ti piace più il sottotitolo, che è Porcorum Bellum, forse riusciamo a... Allora, teccata test, Regium... No, per, cioè, per le lepidati reggiani, no? Per contrere. Perla dal no, niente. Dai, Gugio, il perla che... Ah, va bene. Al Gugio. Allora, canta la casciocca con Tom. Tipo, sai, Santa Lucia che devi far regalo a tuo figlio. Le. Dimmi quando devo partire. A gomme e fiolca con Pisa. Quesional. Goto per un regalain. Una scatola fatta di marmo, le tutta pina mure d'animale, ad vira il carton che una regione. Ma che bello, veniva benissimo. Bravo, bravo, vai! Che sta fa? Quanti animale, dentro il calpello su te. Bellissimo questa cosa. Quanti animale, e per sugar di malei fermi a coio, perché dentro c'è tutta la regione. Ti farlo spazio, ragazzi. Io vi consiglio, quando c'è Willer nella zona, di andarla a vedere, perché che la pisersa dos da re. Niente con catetta reclet me, esatto. Me è un lavoro a sé, lo vedo da Benigni l'ultima volta. Che poi, grazie al gioco dei nostri amici, anche se Willer Aldisa sta a somia a Casina, e guardi dove è la Casina, lei allora, via, andiamo a Casina. Cioè, Casina, già una Casina. Che chi che sta a Casina, che la Marietta Clabella aspol mio dir. E invece chi sta a Novelera, chi gano un perizomi la mera. Non so niente, invento una squadra. A tua era, a tua tetto moniera, quanta la mera, con la calamita e la madera. Quanta la mera,
è bello improvvisare. Che, come si chiama Radio Anime? Bellissimo. Sì. Radio, canta una cosa rock, dai, che la fa. E cazzo, la canzone del sole è partita. No, ciao, ecco, ragazzi. No, 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 così, no, dai, così. Radio Anime? Ah. Mi sembra con il cordi, eh? Aspetta che si è ricordato di essere mancino. No, Marconi a paroli. Ma no, la dimmela qual è il testo. Ma fammi una canzone. Tenci fare la suonata. Il dress, no. A sonne man che camusto, non stanno spiega se che su gaman. Se parte la diretta e sarà pa sonna fella. Mia di me. Se può passare da belli don. Non è terra scomo. Hai normecchi loro? Si bemolle. Ah, eccoli. Quanta che tutti insieme. Radio di me. Agenì. Radio di me. Dan salame, danni me la sbutti a nito. Gna. Gna. Na fresca. Sa che radio di me. La fresca. Molte critiche, però, perché sai, l'assonanza. Ma che senti la Frescion dopo 4 bici era chilo? Che il perco col T9 mi sta loba loba. Perché dicono che radio anime detta così cosa assomiglia come no, assomiglia, sembra, sì, sembra le iniziali di un partito politico molto famoso, le vecchie duvecchi scattembare, marimo le tanche, ma dove siete stessa a 3-4 mesi che mia, ma so sta in coma, vacca, mo ci sei sempre in giro, stare a campo, se andò madre chi lavora lei, allora come quelli che parlano male di Barbara D'Urso o del Grande Fratello, esiste un telecomando. Volti i canelli, stai mi a scrivere, non ti mi obbliga a guardare, sono da fastidio e cambia. Semplice. Tanto fuori da Radio Animale che niente. Ma che niente la pubblicità? A proposito, chiamateci per le vostre inserzioni pubblicitarie, le perché vostre... qua arrivano a manetta, le vostre. Esatto. No, allora aspetta che facciamo una piccola parte istituzionale che se verte in cosa. No, come ha ricordato se prossimo, di buttavo, i prossimi ospiti che ma lei le ci tiene molto, ma a tutti noi c'è i Raw Power ci sono. Che? Anche Mauro, anche Mauro, Mauro dei Raw Power e mi deve dare l'ok la Teresa Pantani se c'è, che è la nostra maestrina top, che viene a top. C'è anche Bagaglio come ospite, blocco uno chi il chilo. Blocco 1 è già andato via. Le passelle le via e le passelle, vedi, 2 minuti. Blocco 1. Ah, il blocco 1 vuol dire il programma. Io voglio, vado sotto che vuoi sapere, ma Ezio Greggio è stronzo o è uno simpatico? Io devo dire che là non ne ho trovato uno veramente fantastico. Vabbè, sai cosa c'è? Anche le veline non è che erano un granché, un po' di smagliatore, però no, io devo dire che veramente l'ho detto anche fuori dalla radio, nel senso sono stato bene con tutti, non ho trovato uno che abbia fatto il fenomeno. Bella esperienza. Bene, sono bene. Soddisfatto. Ci manda bene. Era una domanda trabocchetto. No, no, a me è simpatico, devo dire, dalla televisione mi sembrava simpatico, quindi no. Mi sembrava una gran persona. Lo sai che Juventino è impressionabile, ognuno che ha la testa. No, Greggio? Greggio. No. Juventino. Allora, guarda, ti dico la verità. Secondo me che là vederlo lavorare, che tu vabbè, uno lo vede da casa, vedi quello che giustamente ti trasmette a TV. Vedere là comunque nelle prove o fuori prima della, perché alla fine per noi era una diretta, perché c'era il pubblico, cioè voi era registrata, ma per noi era una diretta. Vederlo lavorare è una macchina da guerra, cioè lui aveva questo gobbo, che è il mio Juventus, gobbo è quello dove si legge, cioè lui lo tagliava fuori, no questo no, il punto più può dar fastidio, lui andava a braccio da far paura, è una cosa, no, credo. Come mi hanno detto anche la De Filippi, lei è una macchina, cioè vedere lavorare. Sì, con risultati diversi comunque. Si come cosa che fai film d'azione anche, Rocco Siffredi, cioè ma è... cerca di andare senza copione, no, come si muove il braccio. Chiederti, quella ragazza, come si chiama, quella che racconta le barzellette, che è Valentina Persa, anche lei è forte, professionale. Io direi avrò un ricordo fantastico, vabbè, oltre alle foto ho un audio che me lo tengo custodito, mi ha dato un audio dopo la finale, sai, sei lì, tu non sei niente, se lo sono ancora, all'improvviso ti mando un messenger, una persona che alla fine l'hai conosciuta 2-3 volte lì,
dato forse più importante della Coppa aver portato a casa. Ah, mi ha mandato un audio veramente speciale. Poi ve lo farò ascoltare. Lo no, no, ce l'ho qua. Cioè, ah, beh, dopo c'è. Ve lo farò ascoltare. La Coppa in Indolet Pogé, della Coppa. La Coppa l'ho messa lì sulla mensola. Ogni tanto la guardo. Di fianco alle altre bottiglie di vino. Sì, vuote, vuote. Ma ascolta, ma parliamo di cosa, la Renata come sta? La Renata sta bene. Ho fatto un po' di lifting perché qualche adesivo ha ceduto. Avete fatto l'adesivo di Radio Minimal? No. No. La? Penso siano gli adesivi di Radio Minimal. Penso sia in lavorazione. Se ne occupa Lele. Dovrebbero arrivare i primi 4-5 milioni a breve. Insomma. Manca l'adesivo di Radio. Però una fat first 5 miliardi. Sì, sono una volta genere. Sì, seguiva mia Secert in stamperia. Perché qui ando. Ordner la Kert. Ecco. E basta, del resto tutto. E basta. Noi altri ragazzi staremo qua. Vabbè. Dovremmo star qua. Però c'è la cena dal becchino. C'è il duende? C'è il duende. Avremo anche un impegno noi stasera. Giulgara mia. C'è una scena dal becchino. C'è un mordo al maniera. Oh. Cioè Maurizio, ringraziamo Maurizio. Mauri, io ti amo. Maurizio Ferrari, di caplet. Che adesso, anche i capletti vuole infatti i diamantei, piccinei, no? Perché anche a Parma c'hanno gli anolè, che sono buoni, devo dire. Però non fanno mica grip, i blisgenzot, capito? Fammi in tempo a mangiare. Invece il lega di più, capito? Fa più grip del cappletto. Ad biasche, dente, senti un po' la noce, moschetta, senti un po'. Però il becchino è mio un gran nome, un po'. No, è un grande. Lui è un grande, Mauri, diciamo, il becchino era il grande. Quello tanto fanno a mangiare da Munca, il c'aveva in crecca. Beh, sogniamo perché ti accende. No, perché si che smagliava bene, insomma. Ma lei smagliava bene, però. Comunque, adesso non so se finiremo mai la diretta, ma possiamo andare avanti. Comunque vi ricordo che stasera c'è anche la seratona al Blue Jay. Ah, grazie. Che l'abbiamo detto, che avevamo avuto ospite più giovedì scorso. Stasera si è andata a Blue Jay quando finisce la diretta, con calma. E c'è la serata per il Cillo, quindi c'è un sacco di gente che canta, suona, che è un casino da UFO. Sarà bello in ballet, però mette il Gandom Listo. Ah, stasera? Dov'è che sarebbe? Stasera il Blue Jay, dove c'è il Paladelta Reggio, sai dove c'è Schiatti? No. Dove Schiatti e gira a destra da Schiatti. I ragazzi lo sapranno benissimo perché loro avranno una cartina anche della zona. Viale dei Pratonieri, diciamo. Bravo, bravo, dei Pratonieri. Oh, le arriva Google che facciamo prima quando vedete Google. Tre trans che sono lì in quella zona lì. Ma c'è il caso che c'è il caso che quando arrivino ce ne siano due, perché uno l'ho già caricato io, attenzione. Campione. Comunque arrivate da Schiatti, girate a destra, poi a sinistra, andate in fondo dove sono tutte macchine, fermate lì, poi entrate. Una bella seratina. Anzi, adesso io devo dire gran bella puntata, ragazzi. Speriamo anche di aver fatto divertire anche Lele a casa, che intanto sta guarendo. Ma Lele le mie a casa. Lele non ci guardi. Lele le mie a casa. Lele le abibia. No, e no, comunque... lascia stare quel discorso che va mi bene. Lele le mie abibia. Però le gnacca. Ecco. Ah, vuol dire che sa che Lele adesso, visto che ci sei te, Lele però, io non vorrei che il Conte pensasse che se le cavate. Ho detto stasera non dico mica la barzelletta, perché per la settimana prossima voglio un indovinello oltre a quello che hai fatto stasera, che svelerai la risposta, e poi voglio una barzelletta e mezzo. Allora, perché no, senza barzelletta e mezzo, Conte, okay. Mi accanto, anzi, io allora adesso ti buco le gomme, vi do il là, vai. Boh, adesso voi tassativamente. Quante dirette fate? Una alla settimana? Una alla settimana. Una alla settimana al mondo. Voi dovreste fare un bel... Se lo fate già faccio una figura del piffero. Però l'oroscopo in dialetto. L'oroscopo in dialetto. Che ragione. Perché? Non so, sta settimana lo scorpione. Cleta spana, fate in dialetto. Avete mai visto sulla Gazzetta dello Sport gli oroscopi che fanno... Adesso non c'ho... che da morire da redara? Sì, no. È vero. Lo leggiamo tutti i giorni. Sarebbe da fare. Poi sai tutti, ragazzi, sono fastidiosi. Allora, è divertente o no? La moccia lì è bellissima. Me da mestiere avrei a fare qualche scrivi oroscopi, cioè come mestiere. Tipo, non so, scorpione, stasera sta su da dosso tua moglie. Sì. No, sai quelle cose. Allora, Saturno slincontra Giove, sarà un problema solo. Cioè, c'è una cosa un po' carina. E poi anche metterli in competizione. Cioè, sta su da tua moglie, ma sta dosso a tuo marito, cioè, capito? E dopo vai in cortocircuito. Un po'.
incentiva gli incontri in casa. No, no, c'è ragione. Adesso sono seguitissimi dalle donne, che è poi il nostro obiettivo ultimo, no? Quindi deve essere gli oroscopi sono seguitissimi. D'accordo. Quindi Ariete, andate a Pratisolo. Esatto. Toro, dia Prazzolo, no. Best dis, sono tipo Prazzolo. Vergine una volta. Non lo sai, ti giochi un po' su il loro obiettivo ultimo deve essere, me ormai. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni avete voi? 28 e lui 20. Io 20. Possiamo dire che questo chiaramente è stato creato per un amico, ma per l'idea di base che muove un po' tutto. E quale sarà? Ve lo diremo la prossima puntata. Allora, però domani si può avere o no? Cioè, si può comprare? Ah, allora, sono finiti davvero per ora, però sì. Adesso questa copia, perché non mi fido, perché magari no, bella, vai. Anche arriva adesso magari la scarica so. Andiamo in contatto. Sì. Anzi, quando sarà disponibile, i ragazzi ci manderanno un messaggio e noi diremo in diretta, anche se non è serata di diretta, irromperemo durante la trasmissione. Oh, dai, Gospel, compra con case, zucche, esatto. Regium Lepid, che ci aveva Reggio quando era ancora senza i Calatrave e senza l'alta velocità, che non mi hanno fatto i romani a non pensarci. E potete acquistarlo. Diremo dove, il prezzo non lo diremo perché ovviamente. Allora, sarà una simpatica sorpresa. Io faccio l'antipatico, che faccio quello che chiudo bottega, perché ormai allora ricordiamo la serata del 25 con la Giulia e l'Anna nel loro bar a Ricky's Caffè a Ospizio. Venite a salutarci, che qua ci manca un po' di gnocca. Poi, il 31 abbiamo aggiunto un appuntamento, che è la Barbara Munari con la Barbara Cerri. Ti conosci te la Barbara Munari? Assolutamente sì, io la amo anche. La amiamo tutti. E fa una serata al Trotter con la Barbara Cervi. Siete tutti invitati, però dovete contattare la Barbara direttamente, lei su Facebook, per le prenotazioni. E poi la serata del primo, buon compleanno Dani, che è la e qua è il mio amore, è arrivata la mia velina, ci dici qualcosa? Ma tu hai un bar? Abbiamo io e lei il bar, vieni a vedere sabato? Nel senso di giungere? Cioè, come vieni? Vieni. Ma questo sabato? No, quello di questo. Che è il? Quello scorso. 25. Te lo dico in diretta, guarda. Guarda, te lo giuro, se sono libero il 25? Sì, il 25? Lo sapremo nella prossima puntata. Aspetta un attimo! Sono libero. Perfetto, allora vieni. Allora vengo. Allora c'è anche questo, il 25, c'è anche allora. No, meglio frangir, dai, il 25 è frangir, da bon. Anche i torte. Un impegno, ma i tortelli li fate stanotte. Fate stanotte? Stanotte. Ragazzi, un motivo in più, i tortelli fatti stanotte. In due al bar, stanotte. Due al bar. Dopo la mezzanotte, perché di giovedì. Fra un po' la mezzanotte. I giovedì gnocchi, quindi doveva aspettare per forza la mezzanotte di giovedì, quindi venerdì. E quindi che dire, ci siamo tutti, veniteci a trovare a questo bar che è all'Ospizio. Allo spiccio, è mia la casa protetta. Vi lasciamo con l'ultima puntata del che fine fa l'email. Ce l'hai? Io vi amo, ragazzi. Io vi amo. Perché noi rimaniamo sempre sul dunque, capito? Che fine ha fatto l'email? Ecco, così, perché Willer mi ha fatto la documentazione intera, capito? Il Willer è cose, diciamo una cosa: se mandate dei video, fateli col telefono girato. Sì. Non girato di 360 no, come fa l'ele, fanno un selfie. Ma, bravo. Girato quando il telefono tipo in orizzontale per la lunga, e poi mandateli a Fausto. Okay? Va bene. Che così Ale tribola meno, oppure li vedete dritti, perché Ale come li vede lui mette di traverso, quindi c'è sta mia più adrisergi i cioda. Oh, ringraziamo Willer infinitamente. Grazie a voi, ragazzi. Grazie al gioco dedicato ai ragazzi qua, che sono stati spettacolari. Ciao ragazzi. Salutiamo Lele, che insomma bisogna che stia travolta comunque perché è in appuntere. Spero che la mia compagna non mi trovi le valigie. Venite in mezzo, ragazzi. Tutti in mezzo, che vi si vede tutti insieme. Come diceva Cicciolina, tutti dentro. Un saluto e grazie a tutti. Ciao, ci vediamo al Blue Jay dopo. Venite tutti al Blue Jay. Ciao. Ragazzi, questi sono i primi nati della giornata. Guardate che spettacolo. Guardate. Sembrano tante collane.
la coda.